Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova teoria su Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Benché questo sia un video teoria, immagino abbiate notato che rispetto allo scorso è molto più breve. Ciò è dovuto al fatto che, come ho già sostenuto in una mia recente live, gli scorsi trailer non hanno aggiunto nulla di fatto che mi portasse a cambiare idea su ciò che avevamo detto in precedenza. E le nuove news non hanno fatto altro che convincermi ancora di più della veridicità delle cose che abbiamo sostenuto ormai più di un mese fa. Quest'oggi dunque non mi vedrete fare grandi salti tra la mitologia norrena e la storia di Galar, o tra la nascita dei giganti e Eternatus. Al contrario, quest'oggi andrò semplicemente ad aggiungere alcuni tasselli e alcuni nomi al mio corpus di teorie per aggiornarlo e per tenerlo al passo coi tempi. Invitandovi dunque a vedere la mia prima vera teoria su Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che vi lascerò nelle schede e che vi ricordo essere stata creata prima dell'annuncio della Gigamax e dunque prima dell'ultimo trailer, direi che possiamo ributtarci finalmente, aggiungerei nuovamente, nella regione di Galar. Prima di partire dal trailer e dalla teoria in sé per sé, occorre legittimare un leak che ho già analizzato in live per poterlo richiamare più avanti all'interno delle nostre disquisizioni. Il 5 luglio infatti è stato pubblicato su 4chan un post anonimo con al suo interno la presunta trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ora, benché in questo leak siano presenti alcuni errori, come ad esempio l'elenco dei capi palestra che non contiene né Fabia né tantomeno Onion, due personaggi annunciati nell'ultimo trailer, e nonostante alcune delle informazioni da esso citate siano già presenti nell'ormai ben noto leak del 23 maggio, questo leak aggiunge delle specifiche importantissime riguardo ad alcuni personaggi ed alcuni aspetti del videogioco che sono stati poi confermati all'interno del trailer che ormai abbiamo imparato a conoscere. A tal proposito ci tengo a ricordare, per chi non è familiare con il settore, che un leak non deve essere per forza veritiero al 100% e che anzi casi di questo tipo sono estremamente rari. Basti richiamare come esempio al noto leaker cinese che abbiamo imparato a conoscere con Pokémon Sole e con Pokémon Luna, che all'interno dei leak in cui annunciava le evoluzioni degli starter ha inserito anche un ipotetico Pokémon delfino che alla fine non abbiamo avuto. In questo periodo il leaker ci parla anche ad esempio dei diamanti Z, delle pietre particolari associate alle mosse Z, salvo poi essere un'informazione questa confutata dai cristalli Z, le stesse pietre ma con un nome completamente diverso. Archiviato e chiarito questo punto, le informazioni che il leaker ci fornisce sono estremamente interessanti. Innanzitutto viene leakato il torneo che sostituirà la Lega Pokémon all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ossia la Coppa Campione. Peculiarità dei giochi di cui siamo a conoscenza non tanto tramite i trailer ma addirittura tramite il sito ufficiale di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Questa fatidica Coppa Campione ci viene descritta dal leaker come un torneo composto da 7 round all'interno dei quali dovremo affrontare degli allenatori specializzati e allo stesso tempo i nostri rivali, ognuno dei quali sarà preceduto da un labirinto o puzzle che sia che dovremo attraversare o completare. Una volta affrontato poi questo torneo si accederà alla battaglia finale con il campione della Lega Pokémon, nel nostro caso Dandel. Un altro aspetto molto particolare che è interessante analizzare è il nome del luogo in cui, a detta del leaker, si terrà questo torneo, ossia la Victory Rose, il cui nome è chiaramente un rimando al presidente della Lega Pokémon nonché organizzatore del torneo stesso, ossia per l'appunto Rose. Come messo in evidenza dall'ormai non troppo recente analisi di Pokémon Millennium, all'interno dell'ultimo trailer assistiamo ad una presunta battaglia con Dandel all'interno di quello che sembra essere lo stadio presente nella città nord di Galar. E quest'ultimo, anche solo visto dalla mappa che abbiamo della regione, non può far altro che ricordare alla luce delle ultime informazioni una sorta di rosa con i petali aperti, andando a legittimare ciò che il leaker dice. Insomma, pare che unendo dei puntini ciò che il leaker dice riguardo al luogo in cui si terrà il torneo sembra essere perfettamente legittimo. Ma non è finita qui, anzi il bello inizia adesso. Il leaker del 5 giugno infatti dà un'importantissima specifica per quanto riguarda Rose, il presidente della Lega Pokémon, di cui il nome era già stato rivelato all'interno del leak del 23 maggio ma senza alcuna specifica riguardo al suo ruolo e a ciò che esso rappresenta. Ciò che il leaker suggerisce, che poi verrà confermato dai trailer, è che Rose sia a capo della Lega Pokémon e che grazie a lui sia stata possibile la creazione di stadi che sfruttano l'energia Dynamax per creare Pokémon giganti. Tali informazioni vengono confermate anche dal sito ufficiale, che dà una descrizione pressoché identica di Rose a quella che il leaker ci fornisce. In ultimissima, il leaker postula anche una sorta di combutta tra Dandel e Rose, che prevederebbe il favoreggiamento del fratello e del primo all'interno del percorso per diventare campione. Porre una correlazione tra Rose e Dandel è fondamentale, perché dalle recenti informazioni sappiamo che un tempo fu proprio Rose a scoprire il talento di Dandel e a permettere a quest'ultimo di diventare campione. Ma Rose evidentemente non è solo il proprietario della Lega Pokémon, Rose è anche il proprietario di un vasto conglomerato di aziende e il suo torneo si tiene nella città nord di Galar, simbolo dell'innovazione. Una città che si trova talmente tanto sotto l'influenza di questo personaggio da attribuirgli il nome di uno stadio, con la stessa autorità con cui una multinazionale moderna spinge per avere uno stadio che riporti all'interno del nome il suo marchio. Dire che un uomo del genere è a capo della Lega Pokémon non vuol dire
in fin dei conti dire che l'industria di Galar è a capo della Lega Pokémon? E non è forse questo ciò che abbiamo sostenuto il 23 giugno su questo canale? Non è forse solo grazie all'industria che gli stadi di Galar sono in grado di ospitare Pokémon Dynamax? Non è forse solo grazie all'industria che si è in grado di controllare l'energia Dynamax? Signori, è arrivato il momento di confermare la teoria. Capitoliamo in breve. Dopo la scorsa Pokémon Direct avevamo sostenuto che tra l'industria di Galar e la Lega di Galar vi fosse collaborazione. L'industria avrebbe fornito alla Lega Pokémon la possibilità di creare incontri emozionanti tra Pokémon giganti, mentre ciò avrebbe legittimato gli studi sul Dynamax, un'energia antichissima che giace nelle profondità di Galar e che torna estremamente utile per lo sviluppo dell'industria stessa. Ciò che nessuno sa però e che la professoressa Flora potrebbe aver intuito è che questa energia, se usata in maniera sconsiderata, potrebbe portare a danni irreparabili. Di fatto l'energia Dynamax è in grado di squarciare il multiverso attraverso un portale che abbiamo battezzato del terzo tipo e che si apre in minima parte ogni volta che un qualsiasi Pokémon ottiene la sua forma dynamaxizzata. Questo portale connette il multiverso, ossia la creazione di Arceus, al punto del caos, un luogo in cui risiedono i giganti dell'origine che proprio contro Arceus persero la battaglia che diede poi vita al multiverso stesso. Uno di questi, o forse l'unico di questi, è Eternatus, un Pokémon raffigurato sulla collina di Galar, il legittimo proprietario dell'energia Dynamax che un tempo deve essere giunto a Galar ma deve essere stato sconfitto da Zacian e Zamazenta, per poi essere rinchiuso nuovamente nel punto del caos, da cui, proprio grazie all'energia Dynamax che ha disperso poi a Galar, era riuscito a uscire. Con l'ultimo trailer siamo venuti a conoscenza che non c'è alcuna collaborazione tra la Lega Pokémon e l'industria di Galar, perché di fatto a governarle è la stessa persona e dunque sono la stessa identica cosa. Non stiamo più parlando di un accordo tra Rose e Tandel. Un mese fa sarebbe stato troppo azzardato sostenere che la Lega Pokémon e l'industria di Galar fossero uno allo specchio dell'altra, ma adesso possiamo osare di più. Il progetto è unicamente di Rose, che in Tandel non vede altro che uno specchio per le allodole, una sorta di copertura che impedisca alla popolazione di vedere il reale utilizzo che si fa dell'energia Dynamax, ossia quello di alimentare le industrie di Rose stesso. Richiamandomi nuovamente all'analisi di Pokémon Millennium, il vestiario sia di Rose che di Olivine, nonché la spilla che Rose porta sul proprio vestiario e che è poi riprodotta all'interno degli stadi, ha una forma esagonale, gli stessi esagoni che avevamo già evidenziato all'interno degli scorsi trailer e che si connettono non solo dai pozzi da cui sgorga l'energia Dynamax, ma in ultima analisi alla fisionomia stessa di Eternatus. C'è chi sostiene che i cattivi di questo gioco saranno Rose, Olive e Dandel, ma sapete già come la penso. Il vero nemico di Pokémon Spada e Pokémon Scudo non sarà nessuno di questi, ma Eternatus stesso. Eternatus non sarà altro che la conseguenza della scelleratezza di questi personaggi e non della loro malvagità. Già il leak del 23 maggio, che ormai ha troppa credibilità per non essere creduto al 100%, ci indirizza, ci dice che Eternatus è un Pokémon leggendario malvagio, ma il leak del 5 giugno a sentenziare definitivamente che ciò che avevamo detto nella scorsa teoria è effettivamente vero. In questo leak troviamo la conferma che il vero antagonista di Pokémon Spada e Scudo non è altri che Eternatus, un Pokémon all'origine della Dynamax e della Gigamax e che un tempo ha disperso il caos all'interno della regione di Galar. Infine però venne sconfitto dai guardiani di Galar, ossia Zacian e Zamazenta, che lo cacciarono lontano. Il verbo inglese utilizzato dal leaker è effettivamente molto interessante perché significa sia tenere lontano ma anche sigillare e rinchiudere. Quasi come se Eternatus non fosse stato seppellito sottoterra come molti vogliono sostenere e in quel caso sarebbe tutto fuorché lontano, ma fosse stato cacciato e rinchiuso in un luogo lontano da Galar, a questo punto forse anche lontano dal multiverso. Infine, Eternatus verrà risvegliato qualora una grande quantità di energia Dynamax verrà rilasciata. E chi mai potrebbe rilasciare questa energia Dynamax se non Rose, il proprietario della Lega Pokémon e dell'industria di Galar, colui che è in grado di controllare l'energia Dynamax a tal punto da renderla sicura all'interno di stadi? E chi se non la ricercatrice di questo fenomeno potrebbe mandare l'assistente a indagare sulla possibilità che si ripeta un evento tragico a Galar proprio per l'utilizzo sconsiderato dell'energia che essa stessa ha studiato. Eppure è lì che cita Eternatus come vero antagonista. Rose non è malvagia. Rose possiede un conglomerato di aziende, necessita energia per queste e non si lascia sfuggire la possibilità di sfruttare un'energia che giace nel sottosuolo della regione e soprattutto sconosciuta. Già, sconosciuta. È stato sostenuto che l'obiettivo di Rose sia quello di liberare Eternatus, ma ciò lo renderebbe di fatto il vero antagonista di questo gioco, quando invece sappiamo da ciò che abbiamo analizzato che il vero antagonista di fatto è Eternatus. Ma c'è un elemento effettivo che mi convince che Rose non sia malvagio in senso stretto. La rappresentazione che abbiamo di Eternatus a Galar è estremamente vaga ed estremamente stilizzata, soprattutto se confrontata con altre iconografie che abbiamo di altri eventi tragici nel mondo Pokémon, come ad esempio la battaglia tra Groudon e Kyogre. Non dimentichiamoci peraltro che
Zazia sia né Zamazenta, i combattenti che hanno affrontato un Pokémon gigante, non sono nemmeno conosciuti dal popolo di Galar. E di riflesso il ricordo che si ha di Eternatus, del loro rivale, è talmente vago che è stato rappresentato su una collina in maniera profondamente stilizzata. Ed è probabile a questo punto che se di Zazia né Zamazenta si sono completamente perse le tracce, di Eternatus non sia rimasto altro che un'antichissima leggenda folcloristica e non più creduta da nessuno. Ed un uomo come Rose, un imprenditore senza scrupoli che ha bisogno di energia per il progresso, di certo non si farebbe intimorire da una stupida leggenda folcloristica. E la cosa interessante, sotto certi aspetti ironica, è che dal nostro punto di vista ne avrebbe tutte le ragioni. Per restare sulla stessa linea di esempi, la differenza di coscienza che c'è tra il popolo di Galar riguardo alla battaglia con Eternatus e quella che ha il popolo di Hoenn per quanto riguarda la battaglia tra Kyogre e Groudon è clamorosa. Da una parte abbiamo una credenza popolare che ormai sparisce nel passato, dall'altra invece abbiamo un ricordo quasi vivo nella popolazione, tutti a Hoenn sanno di ciò, e nessun uomo contemporaneo metterebbe a repentaglio la propria attività per una banale credenza antica che ormai si è persa nei meandri del tempo. In sintesi, l'uomo dell'innovazione non si farà mai fermare dalla tradizione. Non è forse questa una parodia del disastro ambientale a cui noi nel nostro mondo stiamo rischiando di andare incontro? Non stiamo forse noi ignorando i segnali che ci presagiscono eventi tragici, esattamente come Rose potrebbe ignorare il portale che si apre sulla testa dei Pokémon che dynamaxizzano? Non si può forse collegare il Dynamax al petrolio, una fonte di energia che giace nel sottosuolo e che sgorga in superficie tramite dei pozzi? Non è forse il progresso tecnologico e l'abuso di energia che rischia di porre fine alla civiltà umana? E allora sapete già come finirà. Rose risveglierà Eternatus, risveglierà i giganti dell'origine, risveglierà la più grande minaccia e soprattutto risveglierà i giganti. A quel punto, insieme a Zazia e Zamazenta, il compito di difendere Galar, ma non solo, il compito di difendere l'intero multiverso spetterà a noi, ma non solo. La difesa di Galar diventerà un compito di tutti, diventerà un compito di Rose ed Olive, diventerà un compito di Dandel, diventerà persino un compito dei nostri rivali, perché la battaglia per la sopravvivenza dell'umanità deve necessariamente superare le differenze ideologiche. Perché di fronte a un nemico comune, un popolo, anche se diviso, ha sempre messo insieme le forze per scongiurare la minaccia. Lo fecero i greci contro i persiani e lo fa, restando più in tema animazione, l'umanità rinchiusa all'interno delle proprie mura in attacco dei giganti. E non è un caso che anche in questa opera, così come in Pokémon, si parli di giganti. Arrivati anche nel mondo Pokémon a quel punto, innovazione e tradizione non potranno fare altro che unirsi. E assieme fronteggeranno il grande nemico, il vero nemico, non di Spada e Scudo, ma dell'intero multiverso Pokémon, di ogni gioco Pokémon che abbiamo mai giocato. E a quel punto ci troveremo tutti a fronteggiare il vero possessore di Dynamax e Gigamax. L'essere in grado di controllare ogni elemento della natura. L'essere in grado di porre fine non solo all'umanità, ma l'intera creazione di Arceus. Bene signori, il video può concludersi qua. Io sto registrando da 45 minuti, niente a che vedere con la scorsa teoria in cui avevo registrato per 2 ore e mezza, ma comunque la stanchezza si fa sentire, quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Se questo vi è piaciuto, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione. Fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti cosa ne pensate della teoria. Per il resto vi invito a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Per il resto ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.